Domenica scorsa abbiamo ascoltato il racconto della passione del Signore. Alle sofferenze che subisce, Gesù risponde con una virtù che, pur non contemplata da quelle tradizionali, è tanto importante: la virtù della pazienza. Pazienza, Essa riguarda la sopportazione di ciò che si patisce. Non a caso pazienza ha la stessa radice di passione. E proprio nella passione emerge la pazienza di Cristo, che con mitezza e mansuetudine accetta di essere arrestato, schiaffeggiato e condannato ingiustamente. Davanti a Pilato non recrimina, sopporta gli insulti, gli sputi, la flagellazione dei soldati, porta il peso della croce, perdona chi lo inchioda al legno e sulla croce non risponde alle provocazioni, ma offre misericordia. Questa è la pazienza di Gesù. Tutto questo ci dice che la pazienza di Gesù non consiste in una stoica resistenza nel soffrire, ma è il frutto di un amore più grande. L'Apostolo Paolo, nel cosiddetto inno alla carità, coniunge strettamente amore e pazienza. Infatti, nel descrivere la prima qualità della carità, utilizza la parola che si traduce con magnanima, paziente. La carità è magnanima, è paziente. Essa esprime un concetto sorprendente che torna spesso nella Bibbia. Dio, di fronte alla nostra infedeltà, si mostra lento all'ira. Anziché sfogare il proprio disgusto per il male e il peccato dell'uomo, si rivela più grande e pronto ogni volta a ricominciare da capo con infinita pazienza. Questo, per Paolo, è il primo tratto dell'amore di Dio, che davanti al peccato propone il perdono. Ma non solo, è il primo tratto di ogni grande amore, che sa rispondere al male con bene, che non si chiude nella rabbia e nello sconforto, ma persevera e rilancia la pazienza che rincomincia. Dunque, alla radice della pazienza c'è l'amore. Come dice Sant'Agostino, uno è tanto più forte a sopportare qualunque male quanto in lui è maggiore l'amore di Dio. Si potrebbe allora dire che non c'è migliore testimonianza dell'amore di Gesù che incontrare un cristiano paziente. Ma pensiamo anche a quante mamme, papà, lavoratori, medici, infermieri, ammalati che ogni giorno nell'accondimento abbelliscono il mondo con una santa pazienza. Come afferma la Scrittura, è meglio la pazienza che la forza di un eroe. Tuttavia, dobbiamo essere onesti, siamo spesso carenti di pazienza. Nel normale siamo impazienti tutti. Ne abbiamo bisogno come della vitamina essenziale per andare avanti, ma ci viene istintivo spazientarci, è un istinto spazientarci e rispondere al male con il male. È difficile stare calmi, controllare l'istinto, trattenere brutte risposte, innescare litigi e conflitti in famiglia, al lavoro o nella comunità cristiana. Subito viene la risposta. Non siamo capaci di stare pazienti. Ricordiamo però che la pazienza non è solo una necessità, è una chiamata. Se Cristo è paziente, il cristiano è chiamato ad essere paziente. E ciò chiede di andare controcorrente rispetto alla mentalità oggi diffusa, in cui dominano la fretta e il tutto subito, dove anziché attendere che maturino le situazioni, si spremono le persone pretendendo che cambino all'istante.
Non dimentichiamo che la fretta e l'impazienza sono nemiche della vita spirituale. Perché Dio è amore e ci ama e non si stanca, non è irascibile, non dà ultimatum. Dio è paziente, Dio sa attendere. Pensiamo al racconto del Padre misericordioso che aspetta il figlio andato via di casa. Soffre con pazienza, impaziente solo di abbracciarlo appena lo vede tornare. O pensiamo alla parabola del grano e della cizzania, con il Signore che non ha fretta di sradicare il male prima di tempo, perché nulla vada perduto. La pazienza ci fa salvare tutto. Ma, fratelli e sorelle, come si fa ad accrescere la pazienza? Essendo, come insegna San Paolo, un frutto dello Spirito Santo, va chiesta proprio allo Spirito di Cristo. Lui ci dà la forza mite della pazienza. È una forza mite la pazienza. Perché è proprio dalla virtù cristiana non solo operare il bene, ma anche saper sopportare il male. Specialmente in questi giorni ci farà bene contemplare il crocifisso per assimilare la pazienza. Un bel esercizio è anche quello di portare a Lui le persone più fastidiose, domandando la grazia di mettere in pratica nei loro riguardi quell'opera di misericordia tanto nota quanto disattesa: sopportare pazientemente le persone moleste. E non è facile. Pensiamo, io ripeto adesso, pensiamo se noi facciamo questo: sopportare pazientemente le persone moleste. Si incomincia dal chiedere di guardare con compassione, con lo sguardo di Dio, sapendo distinguere i loro volti dai loro sbagli. Noi abbiamo l'abitudine di catalogare le persone con gli sbagli che fanno. No, non è vero, non è buono questo. Cerchiamo le persone per i loro volti, per il loro cuore e non per gli sbagli. Infine, per coltivare la pazienza, virtù che dà respiro alla vita, è bene ampliare lo sguardo. Ad esempio, non restringendo il campo del mondo ai nostri guai, come invita a fare l'imitazione del Cristo. E dice così: occorre dunque che tu rammenti le sofferenze più gravi delle altre per imparare a sopportare le tue piccole, ricordando che non c'è cosa, per quanto piccola, purché sopportata per amore di Dio, che passi senza incompresa presso Dio. E ancora, ci sentiamo nella morsa della prova, come insegna Giobbe, è bene aprirsi con speranza alla novità di Dio, nella ferma fiducia che Egli non lascia deluse le nostre attese. Pazienza è sapere sopportare i mali. E qui oggi, in questa udienza, ci sono due persone, due papà. Sono i primi. Un israeliano e uno arabo. Ambedue hanno perso le loro figlie in questa guerra e ambedue sono amici. Non guardano l'inimicizia della guerra, ma guardano l'amicizia di due uomini che si vogliono bene e che hanno passato per la stessa crocifissione. Pensiamo a questa testimonianza tanto bella di queste due persone che hanno sofferto nelle loro figlie la guerra della Terra Santa. Cari fratelli, grazie per la vostra testimonianza.